Siamo molto contenti innanzitutto dopo 3 anni di burocrazia siamo riusciti a sbloccare una situazione effettivamente che ormai durava da troppo tempo e oggi poniamo un po' la prima pietra per l'inizio dei lavori di restauro di Palazzo Santa Maria, uno dei palazzi storici prestigiosi del nostro territorio. Cioè restituiamo un luogo dove si farà cultura, dove c'erano tante attività di socializzazioni, dove deve essere un vero e proprio punto di riferimento non solo per la comunità di Teggiano ma anche per la comunità del Vallo di Diano e per l'intero Parco Nazionale del Cilento Valdiano Alburno. E sarà un punto di riferimento per tante realtà, per tante associazioni. D'altra parte il nostro territorio è molto attivo all'attività proprio associazionistica, quindi noi siamo veramente contenti e orgogliosi, ci tenevamo particolarmente. Oggi siamo qui, inizieranno i lavori, ci auguriamo che possano completarsi prima possibile, perché chiaramente tutti i lavori di restauro richiedono un po' dei tempi un po' più lunghi, però saremo attenti a vigilare affinché i lavori possano concludersi prima possibile e restituire quindi alla nostra comunità uno dei luoghi più belli e più prestigiosi del territorio. Nel 2014 abbiamo inaugurato la sede distaccata del Parco a Teggiano. Tengo a precisare che allora fu seguito il progetto e fu inaugurato insieme al vicepresidente allora Corrado Matera, che bisogna dare atto. Oggi, se parliamo di ripartenza dei lavori, grazie a quel lavoro fatto già nel passato. Oltre a questo, era quasi ora che arrivavamo al Capolinea. È una struttura che non è solo di Teggiano, ma bensì di tutto il territorio del Val di Diano. Una sede distaccata ci voleva su questo territorio, perché purtroppo a noi sembra che ci separano le montagne, ma in effetti il percorso è lungo e tortuoso.